Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Sto ovviamente preparando la mia colazioncina. Ho tagliato già tutte le cose da mettere nello yogurt. Ciao! Sei stata fuori, quindi dacci un bello stiracchiamento. Dove stanno le altre pesti? Eh? Amaruf! Ciao! Dove sta tuo fratello Aishi? Vabbè, comunque, ieri abbiamo saltato il vlog perché ho dovuto fare 1000 giri. Sapete, dopo che tornate da un viaggio e mancate per un tot di giorni, dovete fare quelle cose che avevate tralasciato, ecco. Quindi nulla di interessante. Ho appena fatto un bello ordine su Shein. Primo perché voglio farvi vedere le cose in un video là. E poi perché in realtà mi servivano delle cosine. Mamma mia che faccia sbattuta oggi. Ho dormito malissimo per colpa di quella tipa lì che ora sta mangiando. Sì, proprio lei. Praticamente lei ha il brutto vizio, credo di avervelo già spiegato, di dormirmi sulla testa. Solo che starà che questi giorni ho dormito senza cani. Fatto sta che continuava a darmi fastidio. Quindi mi sono rigirata nel letto tipo 70 volte. Ho riaperto gli occhi almeno una decina di volte. In più oggi devo anche togliermi il semipermanente, perché settimana prossima vado finalmente a rifare le unghie. Cioè, ma voi vi rendete conto? Le unghie, che bello. Questo avevo fatto solo il semipermanente, così giusto per avere qualcosa, ma già si sta sbeccando tutto. Poi devo passare in posta e diciamo principalmente questi sono i giri di stamattina. Devo tornare, devo registrare delle cose e soprattutto fare la copertina del video di oggi. Ovviamente prima di andare dal dentista, anche perché come sempre sono un po' in ritardo. Skincare! Io la faccio sempre insieme a voi perché molto spesso le persone mi scrivono che non la fanno, invece magari se ve la faccio vedere vi viene più voglia di farla, o se non avete le cose di andare e comprarle. Purtroppo la pelle non si mantiene da sola, anzi. Però per fortuna qui entra in gioco il nostro amico Yepoda. Io ho già fatto tutta la mia detersione e ora vado con la mia cremina giorno preferita. Io questa devo continuarvela a far vedere, perché se non l'avete provata la dovete provare. In più avete anche il codice del 40% che potete utilizzare ancora. Quindi proprio non ci sono scuse che tengono, trovate ovviamente tutti i dettagli nell'info box. E questa crema è favolosa anche perché la potete mischiare al siero. In questo caso io ci vado a mettere il Repairiro, che è questo qui con la confezioncina rosa, che è quello che io utilizzo maggiormente di giorno, quindi ci vado a mettere una ampollina. In questo modo potete arricchire le vostre creme e i vostri prodotti con il siero, che ovviamente ha un'azione un po' più concentrata. Guardate come la pelle è subito nutrita, ma poi ve la lascia liscia e morbida per tutto il giorno. E ovviamente la potete utilizzare anche come pre make-up, quindi prima di truccarvi. Anche perché io non sono una grande amante dei primer, in realtà preferisco di gran lunga utilizzare le creme. In questo modo almeno siamo pronte, guardate. Bello questo effettino qua. Quindi vi ripeto, per tutti i dettagli, per prendere anche voi questi prodotti di Yepoda, anche perché trovate i set e almeno vi prendete tutto insieme, avete il mio 40%, quindi è tantissimo. Le cose le andate a pagare quasi la metà. Niente, ormai è tipo una tradizione, ogni volta che dico devo andare dal dentista, sto facendo tardi, poi arrivo puntualmente in anticipo. Nel mentre stavo facendo 2-3 storie, stavo mandando delle cosine dal telefono. Questo è il bello di lavorare tra virgolette online, che se comunque arrivi prima nei posti o hai tempo e hai il telefono dietro, puoi sempre recuperare e fare cose. Detto ciò, vi ricordate che qualche giorno fa vi ho parlato del fatto dell'iPad, che avrei voluto prenderlo eccetera eccetera? Sto iniziando a vedere, perché io non ci capisco una mazza di tecnologia. So solo che vorrei prendere l'iPad della Apple, perché io mi trovo bene col sistema dell'Apple, non c'è niente da fare e riesco a collegare più dispositivi e tutte le cose, quindi sto più tranquilla. Anche se ci sono tantissimi tablet molto molto validi, anche di ovviamente altri brand, altri marchi. L'Apple è molto semplice da utilizzare, quindi sto ovviamente guardando quale modello mi conviene prendere. Non vorrei prendere quello gigante, perché tanto non ci devo fare niente, assolutamente nulla, e neanche la pennina, perché non è che mi ci metto a disegnare. Quindi sto vedendo tra quelli meno cari, anche perché proprio adesso non è il momento di spendere. Quindi staremo a vedere come andrà questa questione.
In più, non so se ci avete fatto caso, ma io sulla fronte ho un sacco di rughette d'espressione. Cioè, io ho proprio un botto di pelle sulla fronte che se fosse tirata così sarebbe la fronte normale di una ragazza di 24. Vado verso 24, ragazzi. Verso i 24 anni. E invece no. E lavorando tanto con il make-up, comunque la mia faccia, io le vedo sempre queste. Infatti nelle foto è tipo la prima cosa che rimuovo. Cioè io non modifico tanto le foto su Instagram. Ovviamente quando si parla di make up vado a sistemare qualcosina, però ecco, i connotati sono quelli. Però le rughette sulla fronte, ecco, quella è una cosa che io tolgo sempre, perché mi dà proprio di antiestetico, ma su di me. Poi i fondotinta che entrano nelle pieghette, non vi dico. Quindi stavo contemplando l'opzione di fare il botox, però mi sembra assurdo dover fare il botox a 24 anni. C'è gente che inizia anche prima, per carità, poi ognuno fa quello che gli pare, eh. Io, lo sapete, sono per il vivi e lascio vivere, non mi interessa. Mi interessa su di me, ovviamente. Quindi stavo riflettendo su questa cosa, ma più che altro perché è veramente fastidioso a lungo andare. Quindi prenderemo in considerazione anche questo. Fatemi sapere se avete esperienze, se voi l'avete mai provato. In realtà dovrebbe essere abbastanza semplice, cioè riempiono la rughetta e basta, cioè fanno due o tre punture. Però non lo so. Mi spaventa il fatto di, che ne so, non poter fare movimenti o cose. Cioè io non mi sono mai rifatta nulla sul viso, almeno, sapete. Che poi non mi ricordo se ho fatto video in quel periodo. Per curiosità, anche se io non ne ho bisogno perché queste sono le mie labbra naturali, non c'è niente ovviamente. Una volta avevo provato a fare il filler, ma il mio tipo di organismo, non so bene come descriverlo, tende ad assorbire tutto quello che gli si mette, a quanto pare. Quindi mi era durato letteralmente una settimana, cioè i soldi penso più sprecati di tutta la mia vita. Ma l'avevo provato solo per una curiosità di sensazione, di più che altro tipo di volume. Però ecco, una cosa di cui mi sono sempre pentita. Sarà successo tipo 4-5 anni fa ormai. E quindi vabbè, insomma, ecco, non è che io abbia tante esperienze positive con le chirurgie in generale. Quindi non lo so, staremo a vedere. Fatto sta, io ve l'ho accennato, se qualcuno appunto ha avuto esperienze mi faccia sapere. È che mi stufa dover iniziare così presto per una cosa congenita alla fine, perché queste sono rughe d'espressione che ho sempre avuto. Cioè se voi guardate le mie foto di tipo quando avevo 3 anni, le avevo anche lì, quindi non è che sono rughe che dici, non lo so, da stress, da età, cioè no. Quindi è tutto meraviglioso, veramente, la vita, la vita è stressante, cacchio. Piccolo recap post dentista. Ovviamente mi ha dato altre mascherine. Tra l'altro c'è stato un casino per prendere l'appuntamento, perché io il 10 devo ripartire, il 10 di aprile, e l'ultima mascherina la devo mettere il 6. Dopo mi deve fare una cosa che non mi ricordo neanche come si chiama, comunque limare in mezzo ai denti. Quindi devo riandare. Alla fine mi sono riuscita ad incastrare il 9. Solo che sono molto triste, molto triste, perché stavolta, non so se vedete, ma mi ha messo gli attacchini di l'Invisalign anche sul dente davanti, che questi quando vi togliete l'apparecchio rimangono, no? Questi sono i tasselletti, quelli per fare la trazione sui denti, ed è orribile. Comunque, a parte ciò, tanto è tutto trasparente più o meno. Sono andata anche a ritirare il pacchetto. In realtà io pensavo venisse dall'America, in realtà viene dall'Inghilterra, a saperlo. Facevo una piccola sosta e vi faccio vedere che cos'è, perché questo qua l'ho preso da Etsy. Non vi posso far vedere tutto perché alcune cose sono sempre un regalo solito. Però praticamente sono delle spille. Su Etsy è pieno di questi shop che li fanno. Ah, tra l'altro ci sono i freebies anche qui dentro. E ne ho prese 2 per me e 2 appunto da dare a Alessia. Vi faccio vedere le mie 2, che sono queste qua. Sono, vi giuro, bellissime. Questa qui è quella di Yoongi, di tutto il servizio che hanno fatto per Vogue, eccetera eccetera. Quindi è ispirata a quella foto lì. E poi ho preso questa qui di Jin, che vi giuro è proprio stupenda, con il cappellino che si era messo a Los Angeles al concerto, con scritto cute. Quando vado vi riprendo tutto e vedrete che cosa le ho regalato. Anzi, le sto regalando, cioè praticamente sto facendo tipo un assortimento di roba. Alcune cose gliel'ho fatta arrivare direttamente lì da lei, perché non avrei saputo come portarle in valigia. Infatti spero le arrivino prima che io arrivi, appunto. Vado a casa a mangiare, che sono già le 2. Credo sia anche uscito il nuovo video, quindi devo avvisare. Poi mangio e in realtà mi devo subito poi preparare per andare in palestra.
Oggi ricomincio la palestra. Ok, pranzo fatto. Sono stata fino adesso a far vedere video di Giovanni Fois su YouTube a mia madre. Lei vuole iniziare una carriera di food blog. Ha detto almeno mangia, fa quello che le piace fare e mentre fai video. Spero non accada mai tutto ciò. Ora devo anche prepararmi, mettermi tutte le mie cose da palestra. In più vi faccio vedere dove ho messo le spillette, insieme anche a quella che era arrivata l'altro giorno sulla borsettina, questa qui del concerto. Ok, ho appena finito la lezione in palestra. Sono stanchissima, tant'è che ho fatto il mio solito ultimi 10 minuti con le gambe alla colonna. Mi stavo tormentando, cioè, per dirvi la stanchezza. Comunque adesso, a parte mi devo lavare le mani perché sono piena di... Come si chiama quella sostanza che si mette per non farvi scivolare i pesi perché mi sono scordata i guantini? Tipo, non la selce, si chiama selce, quel, tipo il gessino, quello bianco. Volete sapere qual è la cosa più bella e interessante? Ora non posso neanche andare a casa a riposarmi, ma devo andare a fare le unghie a mia madre. Ok, questo è il primo. Sai già come le devi fare? Fammi vedere l'altra. Ciao amiche. Ciao. No, ma Hai ci detto sarà. ciao! Ma io dico, Vabbè, ci sei un po' sarà una blurrata. volta che mi riprende almeno sistemata? Mai. No, più schifo di così non posso fare. Vabbè, tanto dici che comunque sei simpatica, giusto? Sì, sono simpatica, sicuramente. Vabbè, procediamo, va. Niente, alla fine ho fatto le unghie di mia madre, ma non sono ancora riuscita a smontarmi le mie. Non ve le ho neanche fatte vedere. Perché le sue non le abbiamo ancora finite. Dobbiamo ritoccare ancora due unghiette, che il colore è uscito un po' a me. Quindi nel video di domani le vedrete, probabilmente. E detto ciò, io devo ancora andarmi a fare la doccia, sono ancora così. Però almeno ho pulito e anche spazzolato i topini. Icy soprattutto, vero? Che perde tanto pelo adesso che c'è il cambio di stagione. Infatti ero tentata di farla dormire in cuccia stanotte, ma ormai essendo abituati a dormire nel letto, vero? Però mi farei dormire stanotte, spero. Prima di andare a letto, vi faccio vedere come ho sistemato i quadretti ieri. Alla fine ci ho messo queste fotine qui, nell'attesa di farne delle nuove, chissà. Quindi ripeto, per oggi è tutto. Ci vediamo domani.